La Petrarca insieme alla Tuscar sarà la società che dalla prossima stagione gestirà, vivrà la propria attività di scuola calcio, settore giovanile sul campo Bruno Nespoli. È un po' il pomo della discordia di cui si sta parlando in questi giorni. Volete fare chiarezza su alcuni punti? Il primo, nessuno è nemico dell'Arezzo. No, assolutamente, nessuno qui è nemico dell'Arezzo, come ho sentito dire in questi ultimi periodi. Noi siamo nati l'anno scorso, il 20 luglio, che guarda caso è venuto fuori che era anche il compleanno di Francesco Petrarca. Fulvio Rondini ci ha ospitato nella struttura, ci ha permesso di partire, abbiamo giocato come Tuscar, era in un progetto che però è a lunga scadenza, noi vogliamo portarlo avanti. Sotto due aspetti, scuola calcio e calcio per disabili. Scuola calcio dove i bambini possono venire e trovare un ambiente, essere a casa loro e così come i genitori, fare vivere questo ambiente. Abbiamo trovato questo accordo con Fulvio e per proseguire in questo progetto. Nulla è come fatto contro l'Arezzo o quant'altro. Peraltro nell'apertura delle buste del bando l'Arezzo non l'avrebbe vinto ugualmente il bando perché c'erano dei vizi di forma. Però ciò non toglie che per quanto riguarda noi e per quanto riguarda, penso, Fulvio, nulla è contro l'Arezzo, anzi siamo disponibili a intavolare un qualsiasi dialogo, una qualsiasi trattativa anche per il futuro. Ecco appunto, Tuscar capofila di questo progetto, gestione appunto del villaggio Dante, come abbiamo sentito, insomma, è stata una vittoria non tirata per i capelli perché alla fine c'erano dei vizi di forma, mentre il bando presentato da Tuscar e Petrarca era corretto. Sì, a parte che è stato un caso avere un concorrente, no? Perché se non ci fosse stato l'Arezzo non si sarebbe presentato nessuno per me e anche per loro era una cosa normale, era scaduto un bando. Poi purtroppo è successo quello che è successo all'Arezzo e siamo andati in concorrenza, ma è questa la cosa che ci dà fastidio. Noi non abbiamo tolto niente a nessuno perché avevamo tutte le carte in regola per ottenere quel campo, questo campo. Si era parlato con l'Arezzo, io sono stato là a parlare con il direttore Gemmi, con Riccioli, ho parlato tante volte per cercare di non andare a bando, ecco, di non andare a bando. Ma per noi sarebbe stato complicato allenare qua una prima squadra tutti i giorni perché non avrebbero avuto spazio i figli e soprattutto poi le squadre amatoriali, perché qua vengono tutti. Come da bando noi accoglieremo tutti quelli. Se avremo la possibilità dello spazio e degli orari, tutti quelli che ce lo chiederanno.